Prima di dare la parola al sindaco, visto che Paolo te l'ha servita su un piatto d'argento, vuoi dirci due cose sulla rete dei comuni per i beni comuni che è stata presentata sabato scorso? Due parole. Dunque, sabato c'è stato questo primo forum, non so se ne siete a conoscenza, appunto si è svolto a Napoli, della rete dei comuni per i beni comuni. Quindi un'idea di associare un ruolo sempre più attivo, diciamo, della democrazia locale, ma nello stesso tempo di prendere coscienza che la democrazia locale, quindi se da una parte può fare tanto, dall'altra parte però sta venendo, come si diceva durante anche la serata, progressivamente messa in una condizione di miseria per una serie di motivi, di trasferimento di risorse e ancor più, come si è detto stasera, attraverso il decreto Monti, il patto di stabilità, la difficoltà quindi di accedere a risorse per investire e per finanziare le funzioni fondamentali. Nello stesso tempo però si percepisce appieno, e questo è il senso del primo forum delle amministrazioni, si percepisce che proprio dalla democrazia locale e quindi dalle amministrazioni locali, dalle pratiche virtuose delle amministrazioni locali, possa nascere un intreccio forte e positivo con i movimenti, i comitati, le reti, le associazioni, e quindi l'idea che possa nascere un intreccio tra democrazia locale e democrazia partecipativa, ponendo al centro, diciamo, dell'agenda politica non temi localistici, e questo va precisato, quindi non è che dalle amministrazioni locali, quindi dalla democrazia locale, dalla democrazia della rappresentanza si pongono temi egoistici e che hanno, diciamo, come identificazione solo quel territorio, ma di parlare appunto di diritti fondamentali, e quindi come tali non si può ovviamente pensare a una frammentazione degli stessi su base locale. Esempi concreti: noi in realtà a Napoli stiamo facendo una serie di provvedimenti anche a costo zero, ma importanti, il laboratorio, tutte quelle della democrazia diretta, gli istituti referendari, far partire la rete europea per portare in Europa lo statuto europeo dei beni comuni, la trasformazione appunto da società per azioni in soggetti di diritto pubblico, tutta una serie di azioni, ma anche per esempio il registro per il testamento biologico, il riconoscimento per le unioni di fatto, cioè tutta una serie di provvedimenti nell'ambito dei diritti sociali, economici, di partecipazione, dei diritti civili anche, però spesso, e questo mi sembra il dato più interessante, che poi è emerso anche nel primo forum sabato, spesso questa azione dell'amministrazione locale non è altro che mettere in attuazione quanto è espresso dal basso. Io stesso, nel momento in cui ho fatto la delibera per la trasformazione della SPA in soggetto di diritto pubblico, in realtà non ho fatto altro che attuare una volontà politica che era stata determinata dal basso, che era stata determinata dai cittadini. Quindi si sta sempre più ponendo, diciamo, all'attenzione questo intreccio virtuoso tra partecipazione e democrazia locale. Ovviamente in questa rete sono stati posti quindi in evidenza due profili: uno di quello che può fare la democrazia locale, quello che possono fare le amministrazioni locali da subito anche a costo zero, e quindi sono state evidenziate tutta una serie di azioni che poi trovate già in rete, c'è la mia relazione introduttiva è in rete, quindi la potete trovare, ma dall'altra parte ovviamente anche una serie di rivendicazioni che le amministrazioni locali devono fare verso il governo, che devono fare una lettera, un documento indirizzato al capo dello Stato in cui si evidenziano quali sono tutti i profili, diciamo, e le criticità che stanno determinando appunto questa situazione di grande difficoltà per le amministrazioni comunali. Quindi mi sembra sia stato un giorno, credo, particolarmente importante e positivo. Ovviamente va alimentato, va dato seguito attraverso altri incontri. Questo è stato il primo forum, mi auguro che il secondo si faccia quanto prima appunto anche al nord, anzi io mi auguro che si faccia il secondo al nord, in modo, ecco, da fortificare questa rete dei comuni per i beni comuni, che non vuole essere un ANCI, una contrapposizione all'ANCI
che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ma vuole proprio dare il senso di questo nuovo intreccio forte tra, come si è detto stasera più volte, una pluridimensionalità della democrazia.